Cari amici, buongiorno. Sono Sor Catherine Marie, monaca di San Giuseppe, e vivo in Francia, a Pumisson, dove abbiamo costruito il monastero San Giuseppe qualche anni fa. E oggi vorrei farvi conoscere il nostro segreto per trovare e custodire il tesoro della pace. In realtà la pace è un desiderio profondo nascosto nel cuore di ognuno, di qualsiasi epoca, cultura o età. C'è una sete di pace autentica in ogni cuore e tutti coloro che passano da noi per pregare o semplicemente per visitare o per curiosità, tutti fanno questa esperienza e testimoniano: ma che pace da voi, quanto ci sentiamo bene, che pace, che qualità nelle relazioni fra voi. Alcuni confessano di aver già trovato prima una certa calma con varie tecniche orientali tipo meditazione o yoga, ma dicono: qui da voi è diverso, c'è qualcos'altro. E piano piano, poco a poco, li accompagniamo per scoprire che non c'è qualcos'altro, ma qualcuno che li accompagna. E anche se non lo posso ancora nominare, sono stati raggiunti dal Signore della Pace e il suo spirito sta lavorando nei loro cuori. Il primo aspetto da sottolineare è che nella Bibbia la pace è un concetto teologico. Dio promette la pace che Lui solo può dare. Ne è il modello e ne è il realizzatore. Ci promette la pace perché ce la vuole dare e ce la dà comunicandosi Lui stesso a noi. Perché diciamo che Dio è il modello della pace? Diciamo così perché nella Bibbia il concetto della pace proviene dallo shalom, che significa molto più di una semplice serenità o assenza di conflitti. Voi a Torino avete l'arsenale della pace, il Sermig. È un luogo di pace, non solo perché prima serviva a costruire armi per la guerra, per distruggere, invece adesso è diventato luogo di ascolto e di accoglienza, questo sì, ma anche perché i contrari vi si incontrano e si uniscono. Pensate ai professionisti che benevolmente accolgono quelli che chiameremo volentieri barboni o stranieri, ma che lì diventano fratelli a causa dell'amore di Dio. Ecco, appunto così fa il nostro Dio. Permette ai contrari di stare insieme e questo è l'essenza della pace. Pensate per esempio all'opera della creazione. C'è la luce e le tenebre, c'è il fuoco e la neve. Per dirlo ancora diversamente, diciamo: il mondo è bello perché è vario e diverso. In Dio ogni cosa ha il suo posto, e il principio che appunto permette ai contrari di coesistere si chiama la pace. Questo è il primo punto e già possiamo fare una domanda: come mi metto in relazione con gli altri? Sono in grado di accoglierli così come sono, nella loro differenza? Oppure cerco di assorbire le differenze, anche a costo di perdere la mia originalità? Ora facciamo un passo avanti. La promessa messianica della pace è stata compiuta quando Dio si è incarnato e fatto uomo in Gesù. E lì vogliamo fare un bouquet radunando varie citazioni che potrete leggere e rileggere molto lentamente per interiorizzarle, direi fino a metabolizzarle, secondo il metodo della lezione divina. A Natale gli angeli annunziano: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Gesù è il principe della pace, è la pace in persona. Compiendo così le profezie di Michea 5:4 e Ageo 2:9,
e in questo luogo io darò la pace, che sono riprese da San Paolo nella lettera agli Efesini 2:14, poiché è lui che è la nostra pace. Quando manda i suoi discepoli, cosa dice Gesù a loro? Vediamo in Luca. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. E poi nel Vangelo secondo Giovanni, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. E ancora, vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo. Gesù disse questo agli apostoli prima di entrare nella passione. E 3 giorni dopo, che cosa dice Gesù risorto quando entra nel cenacolo? Pace a voi, pace a voi. Bene, abbiamo raccolto tutti gli elementi che costruiscono l'essenza della pace autentica. La pace vera, quella che nessuno ci potrà mai togliere, è fondata sulla certezza della presenza di Cristo risorto accanto a noi e in noi, nei nostri cuori. Dunque, se io non sono in pace, occorre interrogare la mia fede. La pace vera non è assenza di contraddizioni o di sofferenze nel lavoro, nella famiglia, nella salute. Tutto questo però non ci può impedire di essere in pace se veramente siamo coscienti di essere diventati figlio di Dio al battesimo, tempio dello Spirito con la cresima e, per dirlo in una parola, Alter Christus. Nella lettera ai Galati, San Paolo dice: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Poi ai Romani scriverà: il regno di Dio infatti non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e all'edificazione vicendevole. Ecco l'ultimo punto. La pace ci è offerta dal Signore risorto. Lo crediamo e la rafforziamo nella preghiera, specialmente in questo periodo dove abbiamo avuto tempo per abitare più profondamente nei nostri cuori. Si rafforza anche nella liturgia. Ogni volta che partecipiamo alla messa, sentiamo: la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. La messa è finita, andate in pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Dunque, la pace ci è offerta dal Signore risorto, ma nello stesso tempo è da costruire. È davanti a noi, è da costruire in un lavoro di ogni istante, però in sinergia con lo Spirito Santo. Così dice Gesù in Matteo: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Questa pace dunque si costruisce e si rafforza anche attraversando le contraddizioni e le prove che mai mancano in una vita umana, attraversando la croce, perché la pace vera si diffonde dalla sorgente del Sacro Cuore aperto
sulla croce dalla lancia, non c'è altra via verso la vita in verità se non attraverso Gesù stesso, pane di vita nuova, vero cibo, vera bevanda, come lo cantate. Ed allora ogni sforzo, ogni prova da superare diventa il pezzo di legna che buttiamo nel fuoco dell'amore di Dio nel nostro cuore per farlo crescere, per rafforzarlo, finché veniamo integrati pienamente nel fuoco infinito della Santissima Trinità e vivremo realmente del frutto dello Spirito Santo che è amore, gioia, pace, eccetera. Allora saremo degni figli di Maria e Giuseppe, che è patrono degli operatori e dunque anche degli operatori di pace. Amen. Alleluia.